Questo parere si esprime su uno degli atti politici più importanti dell'Unione Europea, che riguarda le politiche occupazionali e le politiche economiche, in particolare quelle dedicate all'occupazione e alle politiche sociali. Si tratta di uno degli atti politici più importanti dell'Unione Europea perché il trattato istitutivo prevede che gli Stati su questo debbano coordinare le loro politiche e poi perché purtroppo l'Europa ancora oggi nel suo complesso ha un alto tasso di disoccupazione, soprattutto tra le nuove generazioni, ma anche, ahimè, tra le generazioni più adulte. Il ruolo delle autorità locali e regionali è importantissimo. Per questo la Commissione SEDEC chiede un rafforzamento del ruolo nelle politiche economiche ed occupazionali, non fosse altro perché, per esempio, regioni e comuni, anche se con funzioni diverse per ogni Stato membro, si occupano di coordinare le politiche del lavoro e le politiche sociali. Questo parere è importante per me, per la mia regione, ma per tutte le regioni d'Europa, perché l'Unione Europea ha deciso di rafforzare gli investimenti a cominciare dal piano Juncker, e non si può nascondere la necessità di dotare di un quadro finanziario più idoneo gli enti locali e regionali, a cominciare dal Fondo Sociale Europeo, che per la Commissione SEDEC, per il Comitato delle Regioni, spero debba essere più flessibile, orientato e disponibile a sostenere le politiche sociali e le politiche occupazionali degli enti locali e regionali.